sono arrivato a Napoli. Mio fratello! La vecchia che mi russava addosso. Animali, porco. Non troviamo più la casa. C'era il doppio portone. Situazione casa, robe casa e poi c'è questo. Giorno di... Ci vediamo al... Vado a prepararmi. Ci vediamo al Comic Con. No! C'è puzza di capo. Vedere come apro la porta di Arkantos e lo faccio vedere a 10.000 persone? Guardate i piedi di Asuka! Oh. Ma questo sta ancora registrando, io li faccio fuori. Qua se ne fottono i c***o, ma non riescono a capire che letteralmente siamo bloccati in casa. Guardate, non si riesce ad aprire la porta. Ce l'ho fatta. Si era incastrato lo zerbino nella porta. Ora possiamo andare veramente a prendere da mangiare. Che siamo al mini market. Dobbiamo prendere la carta igienica, l'acqua e... da mangiare. 4 rotoli, 3 euro. Fatti un po' di pubblicità. Ma io non voglio diventare uno youtuber. Stiamo dirigendo verso il Comic Con in questo momento. Primo obiettivo della giornata: trovare la sala VIP. È clamoroso quanto c***o si fatichi a camminare al Comic Con. Il dolore dei reni, la madonna puttana. Siamo arrivati come sempre un pochino in ritardo rispetto al solito. Questo momento. Dov'è che dobbiamo entrare? Non mi ricordo più. Ok, situazione perché mi sono dimenticato di vloggare come sempre. Ora stiamo andando a mangiare. Ci stiamo andando nel laghettino per mangiare qualcosina. Tra 2 ore siamo da Manga Io. Ciao ragazzi, fate la foto con me, grazie. Tra 2 ore siamo da Manga Io. Ciao ragazzi, fate la foto con me. E con lui. E poi io faccio sempre così, no? Però poi mi dimentico di aprire il vlog così. Pepsi regalata da Arkantos. Aspetta, devo registrare che mi state trattando male. Sono un pochettino preoccupato per questi due. Comunque cioè vorrei mangiare. Ma che sto scemo qua dietro, ce l'ha con lui. Però a lui c'è un nome senza senso. Io sono Alessandro Carp. Babbo. Ah, in bianco e nero. Bastardo. Devi far vedere il mio nome. Bastardo. Arkantos, sta piovendo, dobbiamo rifugiarci. Dobbiamo andare da Manga Io in questo esatto momento. Dobbiamo andare. Una foto? Immagina venire a Napoli per il mare, per il Comic Con e piove. Questa cosa significa soltanto una. Saranno tutti dentro all'Asian Village. Ma manca pure un'ora e mezza. Allora. Un'ora e mezza. Ma quanto è bella, guardate. Seguitela su Instagram, si chiama? Night and Cosplay. Stiamo dirigendo allo stand di Manga Io in anticipo, quindi vi faccio vedere un pochino di quello che c'è alla Asian Village, quindi ci dirigiamo lì, vediamo. Questa parte ci mancava, non avevamo visto un c***o questa parte. Niente, avevamo visto di questa zona. Quindi ora ce la giriamo un po', vi facciamo vedere un pochino di cose e poi si va da Manga Io. Finalmente avete incontrato qualcuno che ne capisce di cartoni animati. Differenza mia. Poi qui c'è Paolo Sollazzo e Jesse. Mi sta picchiando. E infine lì c'è Italo, che però sta parlando. Ui po! Ma state bloccando? Sì, sì, così alto non me l'aspettavo. Stavi mangiando, qui c'è la pasta al forno. Questo è il magazzino di Manga Io, ragazzi. Il magazzino di Manga Io. La variante esiste ancora, ok. Io ne volevo comprare una, veramente. Vi faccio il tour del magazzino di Manga Io al Comic Con. È veramente pieno zeppo di manga, oltre a quelli esposti. Clamoroso, veramente. Cioè, ci sono scorte di variant, di Blue Lock, Jujutsu Kaisen, vediamo GTO, vediamo Full Metal Alchemist. Abbiamo veramente di tutto e di più. Sono anche delle scarpe. Guardate che bella questa variant di Nishadi. Codice sconto Carpa, mi raccomando. Ciao caro. Come va? Tutto bene.
con Sirio, madonna quanto spazio. Cioè ti ho visto pure tipo al cartone in lontananza, ma ti giuro. Non lo so. Oppure la gente a me dice ti aspettavo più alto, invece sono 1,60. Dopo 6 anni di conoscenza sono riuscito. Siamo riusciti ad incontrare Ruben, che è veramente un veterano del canale. È diventata un'amicizia. L'amore. Ok, siamo stati da Mangaio, è stata un'esperienza bellissima. Qui con me abbiamo il grandissimo Giulio, fan delle live, d'ora in poi soprattutto. E poi invece abbiamo Rosso, ciao, un grandissimo ragazzo, gentilissimo. Hanno fatto un sacco di regali ad Arcanthos, tra l'altro. E qui, mentre qui abbiamo il concerto. È stupenda questa ragazza, è una bella milfona. Siamo in realtà un pochino in giro a Napoli perché, vabbè, voglio un po' visitare il posto. Stiamo andando in centro insieme. Abbiamo trovato questa cosa qui. Probabilmente quando questo video uscirà il Napoli avrà già vinto lo scudetto. Però questa è la sera prima della partita Napoli-Salernitana, quindi molto probabilmente questo qua verrà portato allo stadio. Sarà sicuramente uno dei momenti più indimenticabili dei napoletani. Sarà figo, sarà figo. Cioè sono contento in generale. Tu sei contento per questa vittoria dello scudetto? Personalmente non mi interessa. Vabbè, ora andiamo a mangiare una bella pizza perché io ho fame di merda napoletana. Ma tagliati i piedi. Anche qua gli hanno tagliato i piedi, poverini. Kim. Cioè, siamo al ristorante, loro sono tutti incazzatissimi perché, vabbè, colpa mia che siamo entrati qua dentro. Però oh, sto provando per la prima volta in vita mia una pizza di Napoli. E quindi sono seriamente curioso di sapere com'è. Inquadra un po' che abbiamo letteralmente un cesso dietro. E ho appena fatto la figura di me grande della mia vita perché l'ho ripreso mentre usciva. Mi vado a lavare le mani. Piccola recensione a caldo, letteralmente a caldo perché scopre bollente. La pizza. Zio! Buonissima, porco di. Aspetta, no. Ma noi abbiamo. Senti, porco di... Non ce la faccio. Ragazzi, sto per schiattare, porco di... Giuro, domani mi ricordo che appena mi sveglio, prendo il telefono e recco. Ciao ragazzi, terza giornata di coma. Una roba, penso, indecente. Davvero indecente.